Mais on ne sait pas quoi faire. Nous sommes obligés à faire cela. Il nous faut cela. Parce qu'ils savent, on ne peut pas s'asseoir comme ça. S'il n'y a pas de l'électricité à la maison, nous sommes obligés de sortir, aller ailleurs, là où il y a l'électricité. Donc je suis obligé de venir ici, travailler, travailler jusqu'à ce que, jusqu'à l'heure voulue et rentrer à la maison. Moi, je viens loin pour réviser ici. Et des fois même, je suis obligée de passer la nuit ici parce qu'en tant que femme, se retourner à la maison dans les environs de 2h ou ben 23h comme ça, c'est pas facile, la sécurité quoi. Donc des fois, on est obligé de passer la nuit ici, le manque d'électricité. Il y a des familles riches, il y a des familles pauvres. Bon, les familles pauvres, comme ça, viennent ici pour réviser sur les projecteurs ici. Et les riches sont, il y a des groupes là-bas, à la maison, bon, il y a un manque de moyens. C'est pour cela qu'on vient ici pour la révision, parce qu'à l'école, on ne veut pas l'échec durant les 9 mois. C'est pour cela qu'on vient ici. Pour... Bon, les parents sont un peu inquiets de nous quand même. Parce qu'on veut, nous aussi on est un peu inquiets parce qu'on veut de notre avenir demain. C'est pour cela qu'on vient ici. Bon. Sans électricité, il n'y a pas de possibilité de vie normale, de vie ce qu'on connaît. Parce que moi, je vais vous dire un exemple. J'ai été en Guinée avec le professeur Carmelo Carama et Fabio Baldan. Une fois, je les ai envoyés au village pour délivrer une valise solaire qu'on a construite pour une famille dans le village. C'était l'obscurité totale. J'ai même fait exprès de rester dans le village jusqu'à 20h. Parce que nous avons le temps universel. À 19h30, ça fait nuit. Donc quand je suis sorti avec la voiture, il y avait les lumières de la voiture. Je suis arrivé sur une colline, j'ai éteint, j'ai vu le silence total. Mais hors que eux, ils se sont vraiment, ils ont dit, ils n'ont jamais vécu une telle chose, même si c'est quelque chose de banal pour moi et pour la Guinée. Mais eux, ils ont écrit beaucoup de choses sur ça. On voyait les élèves, les enfants, les petits-enfants qui sont allés le soir à l'école, qui retournait sans lumière. Pourquoi? Vous savez, l'être humain s'adapte avec les orientations. Tu vas voir des personnes marcher 5 à 10 km la nuit sans rien, sans aucun point de lumière. Ils réussissent à se débrouiller, mais il faut changer tout ça. Nous sommes en 2020, quasiment 2019, bientôt 2020. Il faudrait que les Africains prennent leur destin en main. Ne fais pas pleurer pour de l'électricité. Sono Giovanni Costantini, sono qui in rappresentanza delle ACHI, una delle due realtà assieme al CESVITEM, qui del territorio, che sostiene questo progetto. Tantissimi di voi già lo sanno cos'è la Gemi d'Africa, lo diciamo comunque, è il gemellaggio che dal 2014 unisce i tre istituti della cittadella scolastica di Milano, quindi il Bondi come capofila, poi il Majorana Cornell, l'8 marzo Lorenz, con l'Università di Labè, che è uno dei principali atenei pubblici della Guinea Conakry. Guinea Conakry, vedete là nel logo della lampadina, vedete che c'è un pezzettino dell'Africa che è più scuro, ecco, quello sono il territorio della Guinea Conakry, dato per individuale anche dal punto di vista geografico. NGV Africa, come ha anticipato Mamadou, un progetto che attraverso in particolar modo lo sviluppo dell'energia fotovoltaica cerca di migliorare le condizioni di vita degli abitanti della regione di Labè e cerca soprattutto di migliorare l'occupabilità dei giovani. Quindi adesso l'ambizione che abbiamo questa sera è di riassumere una serie da 5 anni di percorso attraverso varie testimonianze.
per far emergere come questo sia un progetto per certi versi unico, a partire dal fatto che è nato dalla testimonianza di un migrante, di un ragazzo guineano che è venuto qui e che adesso sta facendo il protagonista di un ponte fondamentale con il suo paese di origine, perché senza la presenza di Mamadou, senza la sua mediazione dal punto di vista linguistico ma anche culturale, probabilmente il 90% di quello che vedremo questa sera non sarebbe stato fatto, non saremmo probabilmente qui questa sera. I tre istituti si sono messi a lavorare con l'idea di donare un impianto fotovoltaico all'Università di Laver. Era la primissima fase del progetto, quindi le tre scuole si sono messe a lavorare, hanno fatto anche raccolta fondi qui sul territorio, fino ad arrivare a quello che è il risultato che adesso vediamo. Il laboratorio costruito ha cominciato a funzionare e loro lo hanno usato e da lì hanno capito probabilmente che qualcosa di più si poteva fare e ci hanno chiesto di guidarli per ottenere un corso di laurea, un corso di laurea triennale mirato al fotovoltaico. E la cosa era molto complicata, ovviamente, perché ci vogliono i soldi, ci vogliono i laboratori. E un mio amico del Sanudo mi ha detto: guarda che gli strumenti, che i tuoi strumenti stanno marcendo in un deposito a Vischio Acqua Alta. Insomma, con una barca siamo andati lì, abbiamo recuperato questa strumentazione, l'abbiamo rimessa a posto sempre con l'aiuto di Daniele e abbiamo adesso un container già pronto per essere spedito, in cui ci sono dentro la strumentazione di base per un laboratorio da far lavorare contemporaneamente una quindicina di persone, quindi non è una roba male. E allora questa è stata una partenza molto importante perché ci ha in qualche modo sbloccato. Da lì abbiamo detto: bene, si può fare, insomma, ecco sta cosa. Abbiamo scritto con la Sabrina il curriculum, li abbiamo mandati in Guinea, il Ministero della Pubblica Istruzione guineana, dopo parecchie discussioni così, ce le ha approvate. Ha approvato un corso di studi triennale su nostra proposta. Noi l'abbiamo fatto su un modello che in Italia non esiste, perché l'esigenza in Guinea è proprio questa. Loro hanno tante apparecchiature fotovoltaiche che restano lì perché nessuno gliele sa riparare. Per magari problemi banalissimi, i tecnici che montano fotovoltaico in Guinea vengono da altri paesi, vengono dal Senegal, da altri posti. E quindi l'obiettivo era creare una figura professionale in grado di mantenere dei dispositivi elettronici fotovoltaici o di installarle dei piccoli dispositivi. E bene, mandateci delle persone qua, 5 persone, 6. E noi per un po' di tempo faranno lezione nel nostro istituto e questi poi quando torneranno in Guinea saranno gli insegnanti che inizieranno questo percorso triennale. Ecco, cioè io viste le cifre mi sono convinto che se non si fa qualcosa per l'Africa è perché non lo vogliamo fare, Beh, noi come scuola italiana non possiamo che dare una risposta positiva a questa richiesta. E questo è stato quando il rettore di Labea, a nome dell'università, ci ha chiesto una collaborazione ed è stato lì il passaggio dal for al with. Quindi collaborare affinché anche i ragazzi guineiani potessero apprendere e quindi avviare dei percorsi che potessero portare che cosa? Sicuramente è successo, ma in particolare a uno sbocco occupazionale, perché questa è la loro realtà più stringente, trovare un'occupazione lì, migliorare la loro vita lì,
Quindi quando ti chiedono questo, la risposta non può che essere assolutamente affermativa, quindi piena collaborazione, in mezzo a tantissimi ostacoli. Ecco, vi racconto questa cosa. Quando si è stati là l'ultima volta, quindi stiamo parlando di febbraio 2019, siamo stati invitati ad una conferenza che il sindaco di Labè ha organizzato chiamando, oltre alle autorità politiche e quelle religiose, ha chiamato i rappresentanti di tutti i villaggi del comprensorio di Labè. Quindi ci siamo trovati in questa stanza, questo stanzone, tipo questo, con un centinaio di questi signori, tutti ovviamente vestiti a festa, perché per loro era una festa. E subito non capivamo perché eravamo lì. No, eravamo lì, certo, portavamo i saluti. No, l'obiettivo del sindaco era un altro. Lo abbiamo capito man mano. Ci ha chiesto di parlare del progetto, abbiamo parlato del progetto. E quando parlavamo del progetto, con gli interventi pure suoi, il messaggio è stato chiaro. Quello che abbiamo dato, naturalmente così, con naturalezza, a questi rappresentanti. Il messaggio è stato: questa può essere un'opportunità concreta per i vostri giovani, ossia quello di avviare un corso di studi nuovo, che poi è stato quello accreditato dal Ministero dell'Istruzione lì in Guinea. Bene, avviarsi questo nuovo corso di studi può essere un'opportunità. Le nostre speranze, la speranza che questo progetto possa essere effettivamente un'occasione di futuro, un'occasione dove due comunità lontanissime, diversissime, possano incontrarsi a partire dalla scuola, a partire dai giovani, a partire dalla formazione, pensando a quello che è il bisogno, la necessità e il desiderio di un futuro diverso, per loro e per noi.